Hashtag Covid-19. Cos'è cambiato nella vita delle donne? È questo il quesito a cui le donne della provincia di Teramo potranno rispondere in maniera anonima tramite un questionario sia cartaceo che digitale. Un progetto nato dalla collaborazione tra la provincia di Teramo e l'università, volto ad una ricerca sulla vita delle donne durante l'emergenza Covid-19. I dati raccolti serviranno a misurare le nuove emergenze e i nuovi bisogni per ridisegnare i servizi necessari e utilizzare al meglio i fondi che arriveranno dal governo e dall'Europa. Sono delle domande, vengono poste alle donne per capire come è cambiata la situazione rispetto a prima. È nata appunto da questa pandemia perché subito ci siamo posti il problema di come poteva cambiare la vita e i rapporti della donna con la società, tipo pensiamo alle donne che si sono ritrovate i figli a casa, che andavano a scuola e quindi esigenze magari anche di dare una cura a questi bambini, o i centri per anziani che sono stati chiusi e quindi gli anziani che si ritrovano a casa a dover gestire, per cui con conseguenze anche a livello lavorativo per la donna, perché ha dovuto magari chiedere per più permessi con ricadute anche economiche. E l'idea di questo questionario è proprio quella di individuare, nella misura più specifica che si può, quali sono le migliori azioni positive da mettere in campo per superare il divario, che subito è emerso. Numerosissimi sono gli indicatori nel mondo femminile che hanno dimostrato come questo divario si è accentuato. Basti pensare alla disparità salariale, basti pensare ai posti fissi che si sono persi nel mondo del lavoro a danno delle donne e del carico di lavoro crescente che le donne hanno dovuto sopportare durante il lockdown. Chiaramente è inutile dire che un dato che noi abbiamo già, ce l'abbiamo come centro antiviolenza alla Fenice, e quindi purtroppo di una violenza domestica esasperata ed aumentata. Ed è per questo che bisogna agire in fretta. Questo questionario sul territorio provinciale mira proprio ad individuare qua dove agire. Ovviamente bisogna fare presto e bisogna mettere in campo tutte le azioni possibili, dal superamento degli stereotipi di genere al superamento di qualsiasi tipo di disparità, per garantire un contesto che sia più equo, più giusto e più rispettoso dei diritti di tutti.